scandaglia meglio in terreno più in profondità. Siccome che quando si va in giro per passione, si va in giro per hobby, nessuno vi corre dietro, tanto vale tenere il recovery speed basso, così è più potente, più sensibilizzato e tira sempre meglio a fondo gli oggetti. Ecco, tutta quanta la scansione dei vari parametri l'abbiamo fatto, ho spiegato anche come si regolano, vedete, spingendo il tasto ingranaggio si scrolla in tutto il menu e si entra nei vari parametri. Adesso il metal detector è stato programmato perciò a 20 kHz. Se io lo volessi mettere 40 o multifrequenza, non faccio altro che spingere sul tasto con la forma d'onda triangolare. Voglio usare il centratore oggetto pinpoint, lo spingo e centro l'oggetto. E guardate qui, cioè, avete visto che potenza? E dopo vedremo anche il test davvero, profondità, test di profondità del metal detector Equinox, cioè tira da bestia, tira da paura, tira un tiraggio impensabile e ritorno normale. Nel display cosa vediamo? Il display si fa presto a spiegarlo perché è molto semplice ma efficace, cioè quello che ci deve essere. C'è quello che ci deve essere, guardate, c'è il VD, provo con la medaglietta d'alluminio e fa vedere il VD, provo col gettone da 2 euro e ne fa vedere il relativo VD, provo col pezzo di ferro, vedete, lo discrimina e ne fa vedere il relativo VD. Vedete, abbasso la sensibilità col tasto più o meno dal menu generale e si abbassa questa icona qui e io consiglio di tenerla al massimo, naturalmente disturbato, e calate quello che serve per renderlo stabile. Io adesso faccio la prova così, un po' disturbato perché l'ho messo al massimo. Vado nel parametro, nel noise cancel, che è il primo parametro qui a sinistra, vedete, aumentando il parametro noise cancel si stabilizza anche all'apparecchio. Dopo sta a voi, nel vostro terreno che siete, scegliere quanto tenere alta la sensibilità e alzare anche il noise cancel, oppure tenere il noise cancel a zero e tenere la sensibilità un po' più bassa. Io adesso lo metto a zero, ecco. Ed esco dal menu di regolazione. Poi cosa si vede? Poi si vede 15, è la frequenza 15 kHz che abbiamo regolato, impostato, e più vicino c'è anche il simbolo, e si cambia col tastino forma d'onda triangolare e vedete che ogni volta che la spingo la cambio, scrolla tutte le 6 frequenze, disponendo anche alla fine dello scrolling la multifrequenza EQ. Altre cose da dire, mi sembra di avervi detto tutto, vi ho anche spiegato per regolare l'accept e reject nella banda della discriminazione, che ve lo sconsiglio, lavorate solo qua all'inizio se volete discriminarvi più e di meno.
non togliete quadratini nella mezzeria, a parer mio, ecco, dopo se volete fare, fatelo, la programmazione esiste, perché dopo se togliete quadretti relativi a un oggetto che può essere buono, dopo poi non lo sentite, hai capito? Bene ragazzi, allora, l'apparecchio è bellissimo, l'asta in carbonio telescopica è ancora più bella, la bobina si vede che è fatta molto bene, professionale, robusta, la tenuta è IP68, è subacqueo a 5 metri, la garanzia è eccezionale, qualità Minelab, garanzia 3 anni, pacco di accessori per questo Equinox 900 è completo, non vi serve più niente, vi serve solo il badile e il coltello da scavo, e se andate in battigia a mare la pala forata, che abbiamo anche quelle, abbiamo tutto, al sito metaldetector24.com trovate tutti gli accessori e anche questo bellissimo metal detector che costa 1199 euro di listino, ma se andate al sito Stefanone ci trovate un compra da Stefanone, un ottimo prezzone, ottima manutenzione. Ditelo agli amici che gli facciamo prezzi per essere tutti felici, ed iscrivetevi al canale perché è conveniente per un buon sconto eccezionale. Naturalmente, se volete chiedere qualcosa, guardate che bella linea che ha questo metal detector. Tra l'altro tenete presente che accorciato tutto con l'asta telescopica tutta chiusa, si accorcia circa 60-62 cm e sta anche molto bene dentro allo zainetto. Fate vedere questo video a tutti quanti i vostri amici, perché se gli serve un metal detector saranno più che contenti e felici. Allora, questo video l'abbiamo fatto, saluto tutti quanti. Cliccate nella campanella, iscrivetevi al canale e come solito state qui che fra un po' è su un altro video. Ciao!